9:03 minuti, entriamo quindi, come dicevo, nella seconda metà, nella seconda ora di play. Lo facciamo facendo un attimo un passo indietro rispetto alle notizie puntuali della giornata, quindi uno spazio insomma di approfondimento un po' più ad ampio spettro. Vogliamo raccontarvi di un progetto che è in corso e che insomma sta portando avanti un'idea piuttosto interessante, la dico in maniera molto vaga, poi entriamo nel dettaglio un po' più avanti nel corso dell'intervista. Si parla del progetto UACT, Youth Action for Climate Change. All'interno ci sono diversi enti, moltissime persone, soprattutto nell'ambito dell'attivismo, e raggiungiamo proprio chi, una delle tante persone che ne stanno facendo parte, ovvero Ilaria. Ciao, benvenuta su Play. Ciao a tutti e tutti, buona giornata. Buongiorno. Allora, mi dicevi appunto che tu sei appunto attivista, sei molto interessata ai temi ad esempio della politica internazionale, la studi anche all'università, ma in particolare anche i temi del cambiamento climatico, ed è proprio questo, insomma, questo nell'immenso calderone di argomenti che ruotano attorno a cambiamento climatico si pone anche questo tipo di progetto. Prima di raccontare insomma nel dettaglio di che cosa si tratta, ci racconti un po' chi lo sta portando avanti, perché appunto rischiamo di fare un po' di confusione rispetto ai vari enti coinvolti. Certo, e allora Mind Changers è un progetto a cui abbiamo preso parte diciamo tre enti in particolare, e capofila è l'ONG MAIS, che promuove cooperazione tra i popoli e autosviluppo, appunto, e autodeterminazione dei popoli, e dei progetti in Guatemala, in Nicaragua, in America Latina, e in Egitto e in Senegal, ed è appunto l'ente capofila. E poi c'è l'associazione Renke Nonlus, che è l'associazione per la quale collaboro anche io, dove ho fatto servizio civile, alla quale sono molto legata, e che è un'associazione che a sua volta fa progetti di cooperazione internazionale, ha infatti dei progetti in Senegal, dei quali poi parleremo anche successivamente, e diciamo i temi a cui è più legata, sui quali lavora di più, sono quelli dell'educazione, in Senegal in particolare, dell'intercultura, soprattutto qui a Torino, e delle imprese sociali, perché fa anche proprio dei corsi di formazione per permettere alle persone di formarsi e portare avanti delle attività. E ultimo, ma non per importanza, è Fridays for Future a Torino, ho detto anche giustizia climatica ora, che ci ha dato un supporto e una collaborazione fondamentale anche per quanto riguarda tutti gli attivisti che abbiamo intervistato e che andremo ancora a intervistare, e un occhio più critico nei confronti anche di cosa è il cambiamento climatico, e delle sue conseguenze, degli effetti concreti che ha sulla nostra vita quotidiana. Ecco, tu hai già detto una parola chiave, che è quella intervista, perché appunto si tratta di non solo, andrebbe benissimo chiaramente un racconto di come il cambiamento climatico impatta vari ambiti del mondo, sarebbe già un'idea molto preziosa, ma qui c'è qualcosa forse addirittura di più, uno scambio proprio, sì, un dialogo che è stato attivato all'interno di questo progetto tra chi come voi, appunto tutto l'elenco che hai stilato, sta diciamo da questa parte del mondo, siamo in Piemonte a Torino, e chi invece si trova da altre parti. E quindi nel dettaglio, che cosa state portando avanti su questo fronte? Allora, il progetto è iniziato un po' timidamente a marzo, quando abbiamo iniziato a costruire il gruppo di lavoro, e la prima puntata era una puntata sulla siccità, la prima intervista. E quindi abbiamo avuto la possibilità di andare proprio nell'Astigiano e di seguire un agricoltore che fa questo lavoro da 30 anni praticamente, che ci ha proprio raccontato e fatto vedere con i nostri occhi come il cambiamento climatico impatta proprio anche il terreno. E poi ci siamo spostati in Senegal, oltreoceano, e abbiamo fatto un viaggio, Iris, Alessandro e Edoardo,
che purtroppo tra malattie e impegni non sono qua oggi. E in Senegal abbiamo prodotto 4 puntate ed è stato veramente, veramente bello e interessante vedere come, anche nonostante la barriera linguistica, le persone volessero e avessero proprio la necessità di raccontarsi e noi avessimo la necessità di sentire queste cose e di confrontarci con queste realtà che a noi paiono lontani anni luce, perché spesso e volentieri non abbiamo informazioni sui progetti di permacultura che ci sono in Senegal, in Casamance, in questa regione appunto super verde, però appunto ci è sembrato molto molto importante dare voce appunto anche a queste realtà, a queste persone che spesso e volentieri non hanno troppi canali di diffusione. E anche perché siamo un mondo che ha una visione completamente occidentalizzata, quindi insomma, l'Occidente è il centro del mondo e tutto ciò che gli orbita intorno è un contorno. Chiaro, chiaro, e anzi, magari ci aspettiamo niente. Ci aspettiamo anche magari che in Senegal, insomma, il cambiamento climatico lo subiscano e basta, non ci sia nessuna attività, nessuna forza che invece prova a remare contro, invece chiaramente come in qualsiasi parte del mondo, anche da quelle parti, però insomma è qualcosa che forse diamo un po' per scontato all'opposto. Ecco, di tutto questo, quindi di questi incontri, di questi viaggi, di questo scambio di esperienze, insomma, qual è l'obiettivo a, diciamo, anche a lungo termine, lungo medio termine, di questo progetto, che cosa state realizzando quindi? Allora, stiamo realizzando appunto delle interviste che poi vanno a formare delle specie di puntate, possiamo dire, perché lo scopo del progetto, prima mi sono dimenticata di dirlo, è proprio quello di mettere in moto menti giovani, mind changers, infatti si chiama, per comunicare appunto su temi quali le migrazioni e il cambiamento climatico. Quindi diciamo ciò che ne viene, il risultato verrà fatto vedere nelle scuole per fare dei momenti di, appunto, sensibilizzazione, di attività con le ragazze e le ragazze. E abbiamo fatto anche degli eventi, un evento pubblico al Contiki, in cui abbiamo, che è la sede appunto di Fridays for Future qua a Torino, in cui abbiamo raccontato della nostra esperienza e cercando insomma di toccare tutti i vari punti che abbiamo potuto osservare. E quindi diciamo lo scopo principale è proprio la comunicazione, è proprio che i giovani mettano in agire, proprio in azione, per sensibilizzare anche gli altri, non solamente persone, non so come possono avere l'età dei nostri genitori, ma proprio anche altre persone giovani. Quindi sì, è tutto un mettere in moto qualcosa che metterà in moto qualcos'altro, diciamo. Chiaro. Tutta una catena. Chiaro, chiaro. E quindi magari mi immagino anche che, insomma, quando tutto questo materiale sarà pronto, se magari ci fosse qualche scuola all'ascolto, qualche preside, direttore, eccetera, eccetera, magari contattando poi o MAIS o Renken, eccetera, eccetera, ci si può organizzare per fare qualcosa assieme, così. Certo, stiamo organizzando proprio adesso le varie date, quindi... Volentierissimo. Bene, bene, quindi insomma gli estremi ce li avete, sapete tutte le persone che sono coinvolte, quindi potete andare a dare un'occhiata. Io ti ringrazio davvero, Ilaria, per questo racconto, buona fortuna ancora, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, grazie per averci ascoltato. Grazie a te davvero, noi ci prendiamo adesso un breve momento di pausa e poi ritorniamo sulle altre notizie. A tra poco.